Cari amici di medicina, è una settimana ricca di uscite importanti. Noi ve ne vogliamo segnare soprattutto due, come sempre, partendo da questa grande figura, questo attore importantissimo, Massimo Troisi, che ci ha fatto sorridere, ci ha fatto stare bene con i suoi film da attore e da regista. Un personaggio che ha accompagnato tante delle nostre serate di spettatori negli anni 80 e 90 e ancora oggi si rivedono i suoi film. Questa settimana c'è un documentario che lo omaggia, che ci fa star bene, che ci fa riprendere proprio quelle sue grandi sequenze così piacevoli, leggere ma sempre profonde allo stesso tempo. Andiamo a vederci il trailer ufficiale del film, Il mio amico Massimo. Eccolo qui. Quello che scoprirete oggi è un Massimo visto attraverso gli occhi di tutti quelli che, come me, hanno avuto la fortuna di essere ispirati dalle sue straordinarie intuizioni di uomo e di artista. Massimo era soprattutto parola e gestualità. Noi non lo abbiamo conosciuto, però c'è un altro punto fermo. Lo abbiamo conosciuto. Annunciazione! Annunciazione! Era grandissimo nelle pause. Non erano silenzi, erano pause ragionate. Tu piaci molto alle donne. Ecco, tu come te lo spieghi? Normale, uno è uomo, piace alle donne. Se è donna, piace all'uomo. Cioè, se mi avessi ritta, mi ha ricevuto un sacco di telefonate di cavallo. Domani potremo già essere in trincea per offrire il petto alle pallottole del nemico. Cioè, proprio non aspettavo altro che... Agit, ma quando è che posso offrire il petto alle pallottole del nemico? Lo vedo come il seguito di, come attore di Edoardo De Filippo. Vorrei essere amato da tutti, vorrei essere amato da folli, da gente. Avevo il cuore a posto dei timpani perché le emozioni dal vivo erano più forti di quelle che erano sulla pellicola. Ma sofferenza in amore è qualcosa, sai, che deve fare il suo, è un voto a perdere. A parte i cantautori che ci scrivono i canzoni. Soffoco d'affetto e vivo di nascosto, ma al mio cuore malandato, almeno a lui, ho messo le film davvero toccante, commovente, emozionante, che può sembrare un po' simile magari a Ennio, un grande film che ci ha fatto emozionare. Ora Troisi, fatto dai suoi amici, un documentario su di lui con le voci di Carlo Verdone, di Lorena, di Maria Grazia Cucinotta, nomi, volti che l'hanno conosciuto, che l'hanno amato, un po' come tutti noi spettatori. Il secondo consiglio di questa settimana va a un film che forse non ha bisogno di grandi presentazioni, un film attesissimo, il seguito di Avatar. Il primo Avatar era del 2009, film di James Cameron che ci tuffava dentro Pandora, dentro questa grande metafora di internet in cui tutti siamo connessi, in cui ci inseriamo dentro un avatar digitale per riuscire a sopperire, a superare anche le nostre difficoltà. Un protagonista che era in sedia a rotelle, che poi col suo avatar riesce a librarsi nell'aria, a muoversi, a correre come vuole. Un film che ci fa sognare, un film che ci fa star bene, un film che ci fa pensare anche ad altre forme di desideri che possiamo raggiungere attraverso il cinema. Ed è così anche per il suo seguito, che andiamo a scoprire con questo trailer ufficiale. Che vieni da noi? Voglio che la mia famiglia sia al sicuro. Come a dei fratelli e sorelle, insegnategli la nostra via. Dai, ragazzo della foresta! Se volete vivere qui, dovrete cavalcare. Facciamolo. Dovete respirare. Respirate. Reietto, non vedono altro. Io ti vedo. Sono un guerriero come te, devo combattere. Proteggi il popolo. Chiudiamola ora.
splendidi effetti speciali, una grande narrazione, una grande storia sulla famiglia, sul bisogno di avere degli affetti, sul bisogno di essere amati, di sentirsi amati, anche magari con persone che non sono dei nostri parenti diretti, ma con cui possiamo condividere delle cose, capire anche meglio le altre persone che ci circondano. Un film molto umano, nonostante ci siano all'interno dei Na'vi, un'altra popolazione che gioca anche col digitale, pure così reale, così lontano e così vicino, potremmo dire. Io vi ringrazio molto per l'attenzione e ci risentiamo con i nostri prossimi consigli. Grazie.